Buongiorno amici, sono Lecce.it. Guardate chi vi portiamo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Li stiamo accompagnando al Social Summer Trophy di Gallipoli, dove vi aspettiamo tutti quanti. Guarda lui, perché volevo far notare come siamo passati a lui. Che brutta fine, no ragazzi. Quindi benissimo. Però Diletta Iotta non ha il mio occhialino specchiato, scusatemi. Vedete, ma anche se l'avessi avuto non l'avrei notato, molto probabilmente. Ti saresti perso in altri dettagli, sì, immagino. Sì, credo di sì. Vabbè, però ora stiamo sentendo queste voci un po' strane così, ma le vostre vere voci. Sono queste. Sono queste, purtroppo, ma se vuoi ne possiamo cambiare. No, io vorrei chiedere... Tipo jukebox. Ma soprattutto siete nel Salento, no? Sì. Quindi la terra di chi? Di uno dei vostri miti. Di Antonio. Sei felice di essere tornato a casa? Ma sono molto felice, ecco, di essere qua con Lecce. So che mi amate, mi raccontava prima che c'è un bellissimo rapporto con Lecce, un grande rapporto straordinario. In realtà possiamo svelare una cosa, mister, che lei non è venuto qua per tornare a casa, a trovare casa. Lei è venuto qua per andare a trovare casa di qualcun altro. Esatto, qua per andare esattamente a San Pancrazio, perché qua mi hanno detto che c'è il paese d'origine del gatto, eccolo qua, del mio gattino di Pancrazio, San Pancrazio Salentino, in onore appunto di Pancrazio. E allora sono venuto qua a trovare il piccolo gattino, quello che ha dato le origini al mio gatto, che mi ha permesso di non essere calvo, ecco, e di avere un capello straordinario. E quindi lo ringrazio. Mister, io quindi devo andare. Ma a Pancrazio, come dicevo, ha fatto i cuccioli. Quindi se ne volete ne posso dare uno. Facciamo vedere. Ecco, vedete. Che potrebbe essere. Potrebbe servire. Un po' zazza, gli ho dato i cuccioli, ecco, gli si rimetterà magari. Quindi posso chiedere, mister, ci sentiamo. Assolutamente, ci mettiamo d'accordo, e i cuccioli sono lì. Mi contatti, ecco, ti faccio aspettare un paio di mesi che fanno lo svezzamento e poi devono crescere anche un po', vero? Esatto, sì, assolutamente, piano piano, come sono animali, ecco, da cuccioli poi crescono e diventano più grossi, più gatti. Un saluto da Pancrazio. Ciao ragazzi, eccoci qua. Guarda, ce ne sono un po' connessi, eh. Beh, sì, qualcosa si sta iniziando a connettere. Gli amici di Solo Lecce stanno arrivando sicuramente, poi nelle prossime ore il video diventerà comunque virale sulle nostre pagine. Ma mister Allegri, come vede il Lecce per questa stagione? Lecce, la squadra, vedo grande entusiasmo. Io sono un bel feeling con Lecce, anzitutto perché a voi sta sulle palle Antonio Conte, ci accomuna questa cosa. Quindi, e io non posso vedere questo gufaccio che ha gufato per 2 anni, insomma, quindi c'è questo odio comune con Ponte Antonio Conte. Io simpatizzo Lecce, anzi dico forza Lecce, tutta la maiala, però se volete salire, se volete andare in Serie A, addirittura in un anno solo, per fare doppio step, dovete comprare il talismano. Ho preso il Cagliari, ha già vinto lo scudetto, io l'ho già detto. Anche se avete Higuain adesso. No, insomma, anche se il motto è questo, preferivo Padoin, ma va bene anche Higuain. Si accontenta qui. Esatto. Preferivo Padoin, ma va bene anche Higuain. Higuain, però il Pado è sempre... Questo è quello che ha detto, quindi abbiamo l'esclusiva di quello che ha detto Allegri a Marotta. A Marotta, gli ha detto proprio così. Beh, e Marotta... Ma l'ha guardato storto. Ma va? È stato uno svisto quando l'ho venduto Padoin. Pavelletto, è stato uno svisto. E quindi ho dovuto vendere il Pado, ma ho preso Higuain, contento, Max. Ah, sì, vabbè, faremo Padoin, ma va bene anche Higuain. Ci accontentiamo. Meglio il Pado è il top. È il top, puttana maiale, top. Tornando a parlare del Social Summer Trophy, che si giocherà questa sera a partire alle 20 allo stadio 20, Antonio Bianco. Ci aspettiamo. Ci sono i bomber, ci sarà Cevanton, Dindon, Cevanton. E facciamo il coro poi allo stadio, magari. Possiamo organizzare. Dindon. Non è l'accenno, poi lo completeranno ovviamente allo stadio. Sì. E ci sarà anche un commentatore molto importante del panorama nazionale, ma soprattutto delle moto, che scenderà giù a Gallipoli. Oi, ci sarà il Social Summer Trophy e ci sarò io, perché giocherà anche Vale Rossi. Vale c'è, Rossi c'è, tutti in piedi sul divano. Mi raccomando ragazzi, vi voglio tutti a Gallipoli questa sera. Oi, Gallipoli c'è,
Gallipoli c'è! Diventa cattivo quando fa. Quando fa Guido Meda gli parte il leone. Anche perché Valeno sta andando benissimo, quindi è un po' nervoso. Meda nervoso. È un'estate nervoso. Difficile per Meda, perché con Rossi che fatica. Beh, è Rossi dipendente, no? Quindi... Assolutamente, nel modo peggiore possibile e immaginabile. Ragazzi, allora io vi devo ringraziare perché avete regalato qualche minuto delle vostre vite. Tanto noi siamo in viaggio, ci avete fatto compagnia, sì. Come si faceva una volta che si cantava in macchina. Ecco, oggi anziché si fa le dirette su Facebook. Viva Salento! Lo conoscevate il Salento? No. Io sono stato e mi ero innamorato. Dove sei stato? Ma del Salento ti sei innamorato o? No, del Salento e poi delle ragazze che c'erano, perché sono stato a Gallipoli, quindi. Insomma, quindi la fauna non era male. Neanche no. Il mare, ma fauna ma l'hai visto dopo marina. Il mare? La fauna marina? Tutto assieme vedevo, perché anche in spiaggia c'era da vedere, quindi. Però Salento mi piace anche molto come modo di cioè è molto affascinante per me, sono un fan delle Gramale. Allora possiamo fare sono una promessa? Salentini, mi piace lo spirito salentino. C'è una promessa, sentiamo. C'è una promessa, allora noi stiamo venendo a Gallipoli, ragazzi, questa sera alle 8, vedete qua siamo tutti uomini, ma nel bagagliaio abbiamo legato Diletta Leotta. No, non lo dovevi dire. No, l'ho lasciato sull'aereo, no. No, come Ringhio. Ha fatto come la fine di Ringhio. Come Ringhio. No, e quindi non c'è più Diletta. Vai dietro, gira. Giro. No, vabbè. Allora, non ci andiamo più al Social Summer, andiamo a prendere Diletta rispettivamente. Anche perché Diletta... Quindi portiamo la Serie B a Lecce direttamente. Guarda, Diletta è uno dei motivi principali per cui... I tifosi del Lecce vogliono andare in Serie B. Basta con questa Lega Pro. Basta. Vogliamo Diletta prima delle nostre partite del Lecce. Non ne possiamo più, veramente. Anche perché vuoi mettere, scusami, ritorniamo col paragone. Cioè, in Lega Pro si devono servire gente come me. Però è il tuo fan. Però va bene. Ho capito, però purtroppo non seguo il calcio femminile, seguo il calcio maschile, quindi gli uomini secondo me hanno qualche preferenza per sulla Leotta, dici sulla secondo lei. Guarda, se voi facciamo una competizione di like su Facebook, mettete una foto mia in costume da bagno. Dipende come che foto metti, se metti una foto un po' una foto mia in costume da bagno contro una di Diletta. E mettiamo una foto di Diletta venuta male. Così vediamo come. Contro mia una venuta bene? Vai, vediamo come va. Sai, ragazzi, secondo me non ce la facciamo, ecco. No. Ci vediamo per te. Va bene, ragazzi, allora, sicuro del vostro supporto. Vi diamo appuntamento, ci diamo appuntamento tutti quanti, sempre. Gallipoli, Stadio Antonio Bianco, facilissimo a trovare, vicino al Parco Gondar. 50 metri dal Samsara Beach. Parco Gondar, bellissimo. Dal Parco Gondar, sì. Dalla discoteca, no? Dalla discoteca. E poi stasera, ovviamente, grande appuntamento. Ci sarete anche voi? Ci siamo, c'è ci siamo. Nave, c'è Mucchio Selvaggio. Ci siamo. Mucchio Selvaggio Mucchio a Gallipoli, selvaggio. Pericolo? Cioè, non va. No, sei sicuro che non va? Non va. Va, potrebbe andare. Deve andare, va. Proprio lui, anche Bob Sinclair. C'è quindi... Bob Sinclair. Al Parco Gol, quindi Bob Sinclair, gli autogol. L'imitazione anche di Bob Sinclair, sì, l'abbiamo preparata. Sì. Avete l'imitazione di Bob Sinclair? Beh, vabbè, però. Sì. Una... Senti, guarda, se va bene. È lui l'imitatore. Penso che la sei preparata, eh? L'ha studiata. Ragazzi. Da quanto la stai preparando? Tanto. Mamma mia, guardate che impegno. Non c'è Bob Sinclair, ma ci siamo noi in realtà. Quindi non suona Bob Sinclair, no, suonate voi. C'è lui col fischietto. Quattro ore col fischietto, esatto, così. Esatto. Beh, assolutamente. Ragazzi, allora, come potete perdervi questa serata? Quindi, prima pallone. Uno. Al Social Summer Trophy, esatto. Grazie all'organizzazione di Pierandrea Fanigliulo, che salutiamo tutti quanti. Tiki Pier, via. Poi, dopo, ci andiamo a bere tutti qualche cosa. Moderatamente. Al Parco Gondar. Ok, perché è un parco, non bisogna esagerare. No, è un parco, quindi si sta tranquilli. E poi da lì a piedi andiamo a sentir perché suonare. Abbiamo bevuto un pochettino, piedi, quindi non per non rischiare andiamo a piedi. Per non rischiare le multe o problemi, andiamo a piedi. Andiamo al Parco Gondar in discoteca a sentire Bob Sinclair o scopriremo lì il fischio di Bob Sinclair. Vedremo. Attenzione, perché potremmo avere Diletta Leotta. Attenzione. Magari potrebbe uscire. Se la recuperiamo dall'aereo. Potrebbe, ce la fanno scendere così giù da. La calano da Galileo.